qua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, perfetto. Avvicinatevi un po'. Io sono Yasmin e insieme a Penos, l'altra guida, sarete distribuiti su due gommoni. Un gommone di 3x2, quindi adesso proprio facciamo un gruppo di un po', e un gommone da 3, quindi ci sarà un gruppo da 3 che si chiama. E allora, adesso vi spiego quello che dovete sapere per poter affrontare la discesa. Ci siamo? Andremo nelle gole del Sesia, un percorso a monte rispetto a qua e che finisce anche a monte. Non dovete portare niente, vi diamo noi l'attrezzatura che vi metterete, ok? Torniamo qua bagnati e vi fate la doccia se volete qui. E in questo percorso che andiamo a fare ci sono due rapide che non possiamo affrontare perché sono troppo rischiose. Una si chiama impraticabile ed è a metà, ok? Già il nome dice che non si può fare tutto. La prima invece all'inizio si fa magari con la canoa, il kayak, però chi è esperto? Se la facciamo col gommone cosa succede? C'è un'alta percentuale di ribaltamento, ma se ci ribaltiamo non cadiamo in acqua, cadiamo direttamente sulle rocce. Quindi per evitare già di farci male, la prima rapida la camminiamo, ok? La prima noi faremo da soli con le corde, mentre la seconda, quella che c'è a metà che si chiama impraticabile, vi chiediamo una mano per tirare il gommone su e calarlo e rientrare dopo la rapida che trasbordiamo, ok? Perfetto. Adesso vi spiego come funziona la discesa. Avrete un gommone simile a questo, però di colore grigio. Vi dovete sedere esternamente, ok? Queste tubolari qua, tipo salsicciotti, non servono per sederti, ma solo per dare stabilità al gommone. Si inserisce il piede all'interno delle strisce, ok? Qua ce n'è una per un piede, quindi ne inserisco solamente uno, l'altro lo posso mettere sotto, altri gommoni ne hanno due per entrambi i piedi, ok? Quindi c'è una persona qua, una e due, una e due, una e due, e la guida dietro. Avrete una pagaia come questa o simile, questa parte qua che si chiama oliva va sempre tenuta in mano, ok? Perché va sempre tenuta in mano? Perché se non la tenete potete darla in faccia a qualcuno, quindi sempre questa parte in mano. L'altra mano è nella seconda metà del manico e la foglia è la parte che va immersa in acqua. Ci sono due tipi di pagaiata, la pagaiata avanti e la pagaiata indietro, ok? Noi vi daremo dei comandi. Per esempio, se la guida dice avanti, cosa fa? Pagaia verticale in acqua e tirate. Questa è pagaiare in avanti. Continuate a pagaiare in avanti fino a quando vi diciamo stop, che vi fermate. Nello stop è importante tenere l'oliva e avere la foglia fuori dall'acqua, perché se fate così girate il gommone, ok? Secondo tipo di pagaiata, quindi secondo comando, indietro. Prendete l'acqua dietro di voi e spingete. Questo è pagaiare all'indietro. Continuate fino a quando vi diciamo stop, anche qui che potete fermarvi. Comandi differenziati, può essere solamente la destra avanti, quindi solamente il lato destro, pagaia avanti e il sinistro sta fermo. Solamente il lato sinistro avanti, il lato sinistro va avanti, il destro sta fermo. E poi c'è destra indietro, sinistra avanti, quindi tutti remano ma in direzione opposta. Destra indietro, sinistra avanti, sinistra indietro, destra avanti. Comunque all'inizio, quando siamo in una parte tranquilla, lo proviamo tutti, così capite bene sono destra, sono sinistra, come pagaio, pagaio bene e male. Quando pagaiamo è importante che i primi due che sono in punta del gommone vadano insieme e chi sta dietro segue il ritmo di chi è davanti, in modo che tutto il gommone pagaia allo stesso ritmo. Ok? È chiaro qua tutti i comandi di pagaiata? Avete qualche domanda su questo? No? Ok. Passiamo ai comandi di sicurezza. Primo comando di sicurezza, tenersi alla corda, ok? Con la mano vicino alla corda, non quella dell'oliva, ma perché l'oliva la devo tenere, prendo la corda che c'è intorno al gommone. Ci siamo? E state in posizione. Perché lo facciamo? Perché magari battiamo contro i sassi, quindi il gommone ha una frenata, almeno siete già presi per la corda. Secondo comando molto importante che useremo sicuramente oggi è il tutti dentro, ok? Tutti dentro il gommone. Ci dobbiamo accovacciare all'interno in modo che siete più stabili. Come si fa? Con la mia pagaia in mano tolgo il piede dalla striscia, perché magari le mie caviglie non è che si muovono proprio tanto, quindi tolgo il piede dalla striscia e mi accovaccio sui miei talloni in questo modo qua. Se voglio prendo la corda, ok? Ma l'importante è restare dentro accovacciati, non è seduti o sdraiati, ma è accovacciati in questo modo qua. Tutti dentro, state nella posizione di tutti dentro fino a quando vi diciamo di tornare su. Quindi in posizione, quando sentite in posizione o al posto, potete tornare su, non prima, ok? Perché vuol dire che se non ve lo diciamo vogliamo ancora avervi ben dentro, ok? Bene. Spostamenti di peso, magari non succederà ma ve lo spiego lo stesso, dobbiamo spostarci tutti da una parte o dall'altra, per esempio io sono seduta a destra, se mi dice peso a sinistra, cosa faccio? Devo andare di là, quindi con la mia pagaia in mano e il piede fuori, metterò la pancia sull'altro tubolare.
uguale per, dall'altra parte peso a destra. Ok? Tutto chiaro? Sì. Ok. Posso passare adesso a se qualcuno cade in acqua? Sì. Ok. Tutti sapete nuotare, vero? Sì. Ok, quindi se cadete in acqua sarete vicino al gommone. L'importante è se date due bracciate arrivate subito al gommone, ok? Non è che sarete lontanissimo, quindi due bracciate siete già vicino, afferrate la corda e qualcuno vi tira su. La regola numero uno quando si cade è stare in posizione di nuoto, ok? Non dovete mettervi in piedi, perché io né io né l'altra guida possiamo stoppare il flusso del fiume. Se voi vi mettete in piedi cosa succede? Potete prendere dei colpi alle gambe, ma comunque non ce la fate. Quindi sempre in posizione di nuoto, nuotate verso il gommone oppure potete nuotare anche verso le rive. Ci siamo? Noi guida abbiamo delle corde come queste che oltre a usare durante i trasbordi useremo se qualcuno non riesce a nuotare. Ok, quindi cosa vuol dire? Abbiamo tutta la corda, ve la lanciamo, ok? Di solito vi lanciamo il sacchetto perché questa corda è tutta dentro, vi lanciamo il sacchetto, voi non è che dovete guardare il sacchetto, non dovete guardare il sacchetto, ok? Perché? Perché la corda è tutta dentro. Prendi la corda, ok, prendete la corda semplicemente con due mani, però se così senza fare i giri, ok? La prendete proprio semplice così, date la schiena a chi ve l'ha tirata e ve la appoggiate sulla spalla. Ok? E noi vi recuperiamo verso riva, dipende, o verso il gommone dove vi abbiamo lanciato. Ok. Una volta che voi siete vicino al gommone, siete arrivati a nuoto, siete arrivati con la corda, eravate già vicino, dovete risalire. Ok? Non è facile risalire da soli, quindi qualcuno vi aiuta. Come vi aiuta? Si mette in piedi dentro il gommone, togliendo i piedi dalle strisce ovviamente perché sennò i cavilli si girano. Si appoggiano le ginocchia sopra questo tubolare e si prende chi è in acqua per il salvagente, non per le braccia, ok? Salvagente, lo sguardo della persona in acqua rivolto verso l'interno del gommone e ce lo tiriamo addosso. In questo modo qua cadiamo all'indietro, così riusciamo ad aiutarlo senza fare tanta forza, solamente con il nostro peso, ok? Tutto chiaro? Sì. Avete qualche domanda? Ok. Adesso, cosa succede se il gommone si ribalta al contrario? Cosa succede? Cadiamo tutti, siamo tutti dentro il fiume. Se siete sotto il gommone, come vi dicevo prima, il gommone sarà grigio, vedete tutto grigio, siete sotto, quindi se il gommone è al contrario si respira bene, perché è 1, 2, 3 zone dove si respira, però uscite perché noi vogliamo vedere dove siete, ok? E ascoltate i nostri comandi, a volte vi diciamo di lasciare il gommone nuotare, possiamo, se siete molto calmi, anche dirvi di aiutarci, okay? Se invece cadete e finite sotto il gommone dritto così com'è, lì dovete uscire per forza perché non si respira. Il miglior modo per uscire è mettersi pancia in su e fare sgattonare sul fondo del gommone, ok? Ci siamo? Qualche domanda? Tutto a posto? Ok, allora siamo pronti per darvi l'attrezzatura. Vi daremo una salopette e una giacca. Le scarpe avete tutte le vostre da poter bagnare e portare in fiume? Sì. Le scarpe da tennis? Sì. Io ho tutte le scarpe. Scarpe da scoglio? Sì, esatto. Con quelle plastiche o quelle di tela? Così. Sì, quelle van bene. Van bene? Sì. Ok. E poi vi cambiate negli spogliatoi che sono le tende bianche qua dietro. Belle, andate in bagno prima di mettere la muta e quando uscite dagli spogliatoi dall'altra parte vi diamo il casco salvagente e partiamo in su. Le borse le possiamo dare. Allora, le borse con i vestiti le puoi lasciare nello spogliatoio, le cose di valore hai già messo via. Sì. Anche la chiave lasciare nella borsa. Siamo fino al ponte, se siete stanchi noi di questo lo mettiamo giù e cambiamo lato.
destra, più a destra. Sì. Vai. Così. Bravo. Sei? Sì. No, andate scivola. Ma delle tue Mario qui. Uno, due, dai. Vai, vai. Uno, due, tre. Aspetta! Dai, nuota, 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 nuota. Vieni, vieni, vieni. Dai, 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 nuota, nuota, nuota. Dai, 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 dai. Dai, dai, non volare. Oddio davanti, Daniele. Daniele davanti a destra, Roberta a sinistra. Poi due in mezzo. Avanti. Avanti. Vieni giù piano piano, ok? Vieni
vieni giù, vieni giù. No, non scivolare, non scivolare, proprio a... Vieni giù, ti metti qua in questa piattaforma qua. Vai, vai, vai piano. Vai, vai, vai. Metti più giù. Ecco lì, perfetto. Ok, alzati in piedi, vai là. Che dici, funziona? Adesso, aspetta. C'è la ca... A ver, girati. No, no, funziona rosso. La rosso, però va, fa così. Ah, ok. Ok, allora aspetta. Vai, quando vuoi. Uno, due, tre. A chiodo, ok, mi raccomando. Sì. Siete caduti dentro il gommone. Prendi la pagaia. Oh, scusa. Guardate che bello visto da qua, guardate là, guardate là. Si vedono i salti che abbiamo fatto. Sinistra in dietro, Roberta, sinistra in dietro. Stop. Avanti tutti, vai. Stop. Perché è proprio così, c'è una rapidina, ma sì, è molto semplice. Quindi se volete potete lasciare le pagaie sul gommone, attenta Marghe, lasciare le pagaie sul gommone e fare le lontre, vi fate trasportare. C'è un sasso in mezzo, passate a destra o a sinistra. Vai, lascia su le pagaie e entra in acqua. Vedete?
Mangana, mangana, mangana. Hai mi hiu sayal? Dere? Dere. Fate cambio con i due, un po' più alto.